tutti! Allora, sono felice finalmente di poter fare questo video oggi che sono in modalità incredula dal momento che è sabato sera e non sto lavorando. Quindi i turni di nicchia sono un po' particolari, quindi devo dire che oggi sono molto contenta di poter fare questo sabato insolito e quindi di essere a casa. Sì, salutate la mia cara merdina che adoro, me l'ha regalata mio fratello per Natale e l'amo. Per un anno l'ho anche riciclata a mio padre, ma poi ovviamente è tornata a me. E di questo ne sono molto contenta. Allora, cambio di location e spero che sia anche piuttosto carina, perché quando faccio le review ho intenzione di insomma, tutti i video dove non ho necessità di riprendermi troppo da vicino per mostrarvi il trucocchi. Ho deciso che li farò in questa postazione perché per me è comodo e perché secondo me è anche molto carina e riuscita a vedere con uno sfondo tutto bianco bene i prodotti che vi andrò ad elencare. Ora, ho fatto un ordine da Machillalia, questo ormai è già un po' di, forse un paio di mesi fa, ma dettagli che non sono mai riuscita a mostrarvi, siccome ho preso delle cose molto interessanti che sono molto chiacchierate sul web e che avevo intenzione di provare perché incuriosiscono, c'è poco da fare, ve le voglio appunto mostrare. In primis vi voglio dire che con Machillalia mi sono trovata molto bene, la spedizione è tracciabile anche senza inserire le proprie credenziali, quindi senza iscriversi sostanzialmente. Mi sono trovata bene, il pacco è arrivato in 4 giorni più o meno, quindi sì, approvata assolutamente. Ora, i prezzi più o meno me li ricordo. Le prime due cose che ho voluto provare, ed è tutto, diciamo, tutto quello che vedrete, o al meglio, la maggior parte di quello che vedrete, ce l'ho indosso oggi. Quindi, in primis vi sto parlando delle due palette di Sofix. Ora, io non so neanche chi sia, ve lo dico. È una mia mancanza, andrò sicuramente a battere la testa contro il muro come fa mia nipote Claudia quando non ottiene qualcosa. Al di là di ciò, diciamo che le ho volute provare. Perché? Perché secondo me il range di colori e la qualità degli ombretti mi pareva buona. Ovviamente prima di fare quest'ordine ho guardato in giro miliardi di swatches eccetera eccetera e mi sono convinta. Era da tempo che non prendevo una palette occhi, ma questa mi ha fatto innamorare, anche perché per 11,25€ devo dire che è stupenda. Allora, ci sono i nomi che sono anche molto carini, infatti non li ho tolti, cioè tipo Penguin, Pancakes, cos'altro, Festive Flame, Copper Coin, insomma sono molto 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 carini. Pine Tree, cioè sono carinissimi. Lo specchio è enorme, veramente enorme, ed è molto bello. Io non amo gli specchi all'interno delle palette perché oggettivamente quando mi guardo così mi faccio anche un po' schifo, nel senso che nel senso che gli specchi troppo ravvicinati e troppo, tra virgolette, piccoli mettono solo in evidenza tutti i difetti, se ci fate caso. Quindi in realtà voi non guardate bene l'insieme del trucco, ma guardate dei dettagli che poi sono molto spesso dei dettagli che non vorreste vedere. Invece in questo caso è uno specchio molto grande che vi consente di vedervi per bene. Adesso vi vedrete anche voi. Salutatevi. Ciao. Benissimo. Ora, proprio per questo motivo, lo specchio è molto bello, quindi vi ho detto. Ora cercherò di non accecarvi, ma le tonalità già le conoscete tutte. Però devo dire che qui si vedono molto bene. Oh, che bella questa luce. Bene, il trucco occhi che ho realizzato oggi, che spero appunto si evinca, è fatto, strano ma vero, con tutti i toni caldi. E in particolar modo 1, 2, 3 nella piega e 4 nella piega. Sono uno più bello dell'altro. Ora, c'è anche un doppione assolutamente di Blue Brown di MAC, che è stupendo, anche Camaleonte di Neve, eccetera, 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 che è questo qui e scrive molto bene. Molto, molto, molto bene. Sono molto riflessati, sono molto scriventi, durano, perché io vi posso assicurare... guardate che meraviglia. Ok. Perché io vi posso assicurare che sto fuori anche 10 ore al giorno a lavoro e tranquillamente io quando torno a casa trovo il trucco intatto. Questo anche mettendo semplicemente del correttore sotto e non una base specifica, perché purtroppo talvolta vado troppo di corsa. Non è una mia abitudine perché mi alzo sempre cercando di rispettare tutti i miei tempi biologici, ma comunque capita.
Quindi, molto scriventi, gamma colore per quanto mi riguarda fenomenale, cioè è stupenda, perché se ci pensate, ha una gamma colore calda e una gamma colore fredda, che poi sì, questi sì. E poi ci sono dei toni nude, ma particolari come nude, che vanno a scaldare o a raffreddare appunto alla piega dell'occhio. Quindi effettivamente c'è tutto, perché c'è anche un nero, c'è un marrone, c'è un bianco, non c'è nulla che manchi. È una palette assolutamente completa e per quanto mi riguarda bellissima. La gamma cromatica è stupenda perché va dai rosa ai viola ai verdi, gli unici colori che non ci sono sono i blu, ma per quanto mi riguarda, avendo un'occhiaia, avendo delle occhiaie comunque sul verde, sul blu tendenzialmente, e avendo l'incarnato olivastro, il blu va ad evidenziare tantissimo nel mio caso. Per quanto io sia rossa e abbia gli occhi scuri, quindi il blu sarebbe indicatissimo, ma va ad evidenziare molto le occhiaie, anche se io non le ho così pronunciate, quindi il blu lo tendo ad evitarlo. Però per esempio il viola, appunto questo blue brown, che per me è sempre stato un green brown, perché il blu ce lo vedo poco e niente in questa gamma cromatica, tutti i colori chiari, colori di un oro più caldo, e poi arriviamo anche per esempio appunto a questo che è un... Che colore è? È un colore a metà fra un fucsia e un arancio, quindi è un corallo sostanzialmente, semi, un corallo, questo qui che è un bellissimo arancio, cioè veramente la gamma cromatica è bellissima, gli ombretti scrivono tutti, durano, si sfumano, che è una meraviglia nella piega, sfarinano poco e dipende soprattutto da come li utilizzate. Questi colori per quanto mi riguarda non vanno utilizzati col pennello, ve lo sapete, io adoro le dita per truccare, cioè ormai questo è un dato di fatto, voi lo sapete, perché effettivamente, a meno che non lavoriate nella piega, le dita consentono di pressare il prodotto sulla palpebra e quindi anche l'ombretto più scrauso aderisce bene. Questi hanno una grana abbastanza grossa, non sono sottilissimi, come tranne diciamo che quelli opachi sono più sottili, però quelli... shimmer sostanzialmente sono un pochino più spessi. Quando sono più spessi è inutile andare col pennello perché sfarina, quindi perdete prodotto e in più non si attacca bene alla palpebra, quindi polpastrello e picchiettate, non abbiate paura di sporcarvi le mani, perché se vi piace il make up non potete avere questo tipo di remore. Allora, dopo questa bella ramantina, vi dico che appunto i colori scrivono, non c'è un colore che non scriva, devo dire la verità. Sono abbastanza pigmentati, l'unica cosa che proprio non mi va giù è che puzzano proprio di petrolio sostanzialmente, però ovviamente poi una volta che lo avete applicato non sentite più nulla, solo che quando aprite la palette effettivamente un pochino questo si sente, ma dettagli. Consigliatissima, 11,25€, spesi benissimo, il pack lo trovo delizioso perché è semplicissimo, ma in questo color crema rende tutto molto elegante, molto raffinato, con le scritte in oro, beh sì, no, non è rosato, è un oro normale, veramente molto elegante. E sono, quanti ombretti all'interno? 24, sono parecchi. Bene, evito di spendere altre parole, passo all'altra palette sempre di Sofix, la Lighter Palette. Bella, anche esteticamente mi piace. Ah, peraltro il pack della di quella che vi ho fatto vedere prima è questo, che io trovo delizioso, molto 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 carino, per nulla pacchiano, bello. Questa palette anche mi piace, le cialde sono enormi e sono una più bella dell'altra, sono 8 cialde per 2 grammi di prodotto, quindi davvero tanto. E oggi ho su questa qui che cerco di farvi vedere meglio. Anche qui la grana è abbastanza, non è proprio grossa, però insomma è abbastanza spessa, questo qui, ed è quello che ho su. Io non l'ho ritoccato da stamattina, adesso sono le 8, io lo indosso dalle 10 di stamattina, quindi insomma ora, ecco, ora sono andata a riapplicarlo e ovviamente faccio effetto pallina da discoteca. Però per rendervi l'idea, sono molto 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 scriventi, uno più bello dell'altro, adatti a tutte le carnagioni, perché abbiamo toni freddi, quindi questi due che sono abbastanza neutri,
E perché no, anche questo sta abbastanza bene, perché è un dorato piuttosto neutro questo. E poi ci sono ovviamente le tonalità più calde, che sono veramente molto belle. Cioè, per esempio, io devo essere onesta, questo qui che è un bronzer alla fine, perché è veramente molto carico, sulle carnagioni ambrate è stupendo. È veramente stupendo. E può essere tranquillamente utilizzato anche come blush, se avete una carnagione mediterranea o comunque se siete abbronzate. Splendida, anche questi bei colori durevoli, anche questa più o meno penso di averla pagata sui 10 euro, una cosa del genere, consigliatissima, mi è piaciuta un sacco. Sentiamo se anche questa puzza, però sì, però si sente meno rispetto all'altro. Ora non mi pulirò perché sono un'inzivosa e a questo punto andiamo a prendere gli altri prodottini che sono qui dentro. Allora, ho preso, perché devo dire la verità, è un periodo in cui non riesco a trovare di mascara che mi piacciono. Questo perché ho fatto il madornale errore di non voler riprendere, per una questione di costi, il Better Than Sex, che per me resta il mascara migliore del mondo. Quindi sto provando quello di Essence, il Lash Princess, quello verde, ma non mi piace più di tanto. Ho provato quello di Kiko, di cui vi ho fatto anche l'haul, e non mi piace più di tanto. Ho ancora quello della Essence, quello famosissimo che fa dovrebbe fare le ciglia enormi, volume qualcosa, XXXL volume, una cosa del genere, ma non è... Sono buoni, ma non è quell'effetto wow che mi dà il Better Than Sex quando lo applico già dalla prima passata. Di ciglia belle grosse, ma lavorate bene, quindi non raggruppate. Quindi mi sono lasciata tentare da di mascara, perché sì. Ho preso, e questi non li apro, quindi qui è, diciamo, una mera parte di haul, il Catrice Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black 24 Hour. Se qualcuno l'ha provato mi dica. Io mi sono affidata agli scovolini. Questo perché? Perché semplicemente io mi baso molto su quello. Cioè, per me un buon scovolino deve essere di quelli che non hanno le setole in silicone e che non sono né troppo grossi né troppo sottili. Il Better Than Sex. Poi ho preso il Lashes of the Day Super Volume Mascara, che è un pack molto carino, perché sull'arancio mi piace, anche questo fatemi sapere. E poi questo è quello che vi posso aprire, perché l'ho già aperto, ce lo indosso proprio perché lo sto utilizzando per aiutarmi con a finire gli altri mascara, ed è il Volume Booster, sempre di Essence, il Lash Primer, mi piace un sacco. È questo qui, ok, è sottile, non ha le setole in silicone, ha un profumo di, vabbè, sì, simil mango, insomma, perché dice che c'è l'olio di acai e il mango butter, certo, il burro di mango, mi aiuta, devo dire che aiuta molto, perché mettendolo sotto, a parte che è molto morbido, effettivamente le ciglia non si strappano, diciamo, quando lo utilizzate, e le fa più grosse. Mi piace, mi piace molto questo qui. Poi, allora, ho fatto una cagata, nel senso che ho preso il Paint Glow in the Dark Eye Mascara, questa cosa qui, pagata 1,99 euro. Non mi chiedete perché l'ho presa, i mascara di prima li ho pagati tutti fra i 2 e 4 euro, 1,99 euro. Mi sono detta, ma perché no? Sostanzialmente è un mascara che dovrebbe colorare le ciglia di viola, ma che si vede, diciamo, solo sotto la, quando, insomma, è buio, e quindi a mo' di neon, ecco, non fa niente, non si vede niente, puzza di alcol da morire, quindi non so quanto possa essere utile una cosa del genere. Se avete dei consigli su come utilizzarlo, ben venga. Ho pensato come lo posso mettere sui capelli oppure sulle sopracciglia, ma non lo so, onestamente non lo so. Veniamo alla parte succulenta, ovvero la mia spallina che cade. No, non è quello. Ovvero, ta-da! Qualcuno di voi forse l'avrà già riconosciuto vedendolo qui, il Nabla Dreamy Matte Liquid Lipstick. Devo dire, la confezione è veramente deliziosa, questo sì. Voi lo sapete, io non ho particolare simpatia per Mr. Daniel, ma
Io sono per il partito chissene, nel senso che a me deve interessare il prodotto, onestamente. In questo caso, quando sono io a metterci dei soldi, a me interessa il prodotto in sé. Quindi ho voluto provare il prodotto. Allora, molto morbido, profumo di vaniglia stupendo, stupendo, buonissimo, scusatemi. Pack bellissimo, molto elegante, molto raffinato, colore stupendo. Io ho preso il Noblesse Oblige, è bellissimo, è una sorta di rosa antico, però con un po' di marrone, insomma, molto particolare. Su di me si scurisce, io ve lo dico, su di me si scurisce tutto. Questo qui, ora, no, non c'è sui denti. Devo dire che, per quanto abbia una texture molto scorrevole, confortevole, le labbra effettivamente rimangono piuttosto idratate durante la giornata, è morbido, devo dire che ho riscontrato due problemi. Il primo è che qui, ai lati della bocca, tende un pochino a sgretolarsi, quindi si formano quelle antipatiche crosticine dopo un po' di ore. Tenete conto che io li testo anche per, appunto, come vi ho detto, 10 ore, quindi effettivamente li metto a dura prova, però mi è successo già dopo 3 ore. In più devo dire che, pur mettendo solo una passata, se purtroppo lo scovolino ha caricato troppo prodotto, effettivamente si sporcano i denti, quindi finché non è ancora perfettamente asciutto, e per perfettamente asciutto intendo comunque che lo vedete proprio completamente opaco, state un pochino attente perché può tendere a sporcare i denti. Quindi il giochino del dito, ora non ve lo farò vedere, il giochino del dito messo tra le labbra è molto utile in questo caso, perché vi porta via il prodotto dalle labbra al centro ed evita che si sporchino. Tuttavia è chiaro che, forse si vede anche un po' adesso, sì, al centro ovviamente il prodotto poi viene portato via. E quindi come facciamo se non possiamo stenderlo bene al centro? È un pochino complicato, purtroppo lo devo dire, per quanto non ci sia e non ci deve essere una vera diatriba fra Mulac e Nabla, però per quanto mi riguarda le tinte di Nabla sono di Mulac le preferisco, perché sono ancora più sottili di questa qui, sono comunque idratanti, diciamo che non si distaccano tantissimo, non è una formula completamente diversa, ma resistono di più, non danno quell'effetto antiestetico qui al centro e ai lati, ai bordi, e devo dire che durano anche di più, mentre queste qui a poco tendono un po' a svanire. Non è un effetto brutto, ma tendono un po' a svanire, a sbiadirsi. Quindi io, per quanto sono contentissima di aver preso questo, ma non mi fido tanto quanto quelle di Mulac, proprio perché quelle di Mulac, anche mentre si stanno asciugando, onestamente non mi hanno mai dato il problema di denti che si sporcano. Ecco, voglio dire, sì, effettivamente le labbra carnose, i denti molto grandi, è facile che si sporchino, però con quelle lì non succede. È una cosa piccolina, sì, ma se io devo scegliere comunque se continuare a comprare un prodotto piuttosto che un altro, scelgo comunque quell'altro. Comunque, un valido prodotto, però io con i colori scuri non mi fiderei. Questa è la mia opinione. E sono contenta quindi di aver preso un colore chiaro. Ma veniamo al tasto dolente. Il tasto dolente per me, perché mi è piaciuto troppo questo prodotto, e sto parlando delle tinte di Jeffree Star. Ora, dopo aver seguito per millenni Eleonora Manni, mi sono decisa appunto a provare le tinte di Jeffree Star, perché non fa altro che parlarne in maniera egregia, e quindi mi sono decisa, perché ho detto basta, devo provarla. Me ne sono follemente innamorata. Allora, texture più corposa, quindi quando voi la mettete su sulle labbra avvertite subito che è molto più corposo il prodotto, non è sottile come quello di Nabla o ancora di più come quello di Mulac. Tra parentesi, ho provato una tinta della Maybelline, le Super 6, durano tantissimo, però ragazzi, è come avere calcestruzzo, cioè le labbra si seccano da morire e onestamente non si vedono tanto le pieghette, perché si seccano troppo le labbra. Quindi io non appartengo a quel partito di tinta lì, non è l'effetto che mi piace. Infatti ho solo una di quelle ed è quella viola, bella, però no,
cioè non dà questo effetto di labbra così levigate e rimpolpate che dà per esempio questa di Nabla o quella di Mulac. No, dà un effetto di labbra molto raggrinzite e non va bene. Ad ogni modo, vi dicevo che purtroppo devo cedere lo scettro delle tinte labbra a Jeffree Star. Dico purtroppo perché costano quasi 20 euro l'una queste tinte. Io ho preso la Doll Parts, sì, che pensavo fosse tutt'altro colore, in realtà dal sito di Machilalia. In realtà è un rosa. Anche questo è un rosa spento, però è meno marroncino rispetto a quello di Nabla. Mi piace un po' meno come colore, l'ho un po' cannato, devo essere sincera. E questo qui sulle mie labbra diventa proprio un malva, ecco. Mentre quello di Nabla è appunto più caldo. Per fortuna, perché quando li ho visti sembravano quasi lo stesso colore. Il pack devo dire che non mi entusiasma, nel senso che è un po' too much. Però devo dire che le scritte in oro rosa, carine, il fatto che si veda tutto dal pack, sì, questo sì. E devo ammettere che è stupenda questa tinta, si asciuga quasi subito. Prodotto corposo, colore pienissimo, vi sentite come le labbra avvolte, dura tantissimo e la cosa bella è che durante la giornata non vi fa quell'effetto di labbra raggrinzite di cui vi ho parlato poco fa con la tinta della Maybelline, e poi veramente dura tantissimo, dura persino più delle Mulac, mi duole dirlo. Però anche a livello di confortevolezza è meraviglioso, perché proprio la cosa bella è che, essendo anche leggermente più, tra virgolette, spesso, pur restando sottile come tinta, siete portati comunque a tendere, siete portati a dire forse durerà meno perché vi sembra come di applicare più prodotto, forse comunque non sarà così confortevole tanto quanto le Mulac. No, è confortevolissima, dura un sacco, si asciuga subito, colore pieno. Questa tinta non ha un difetto, lo devo ammettere. Potessi, me le comprerei tutte. Hanno una formula davvero eccezionale, quindi sì, Jeffree Star, benvenuto nel club delle mie tinte labbra. E quando avrò da investire, sicuramente tu sarai nei miei pensieri insieme a tutte le tinte di Mulac. E basta, ho finito, ho parlato 22 minuti, bene, come ritorno direi che è carino, no? Quindi io e la mia cacchetta vi salutiamo, saluta, bene, ho scelto anche il dito giusto, e in questo video più, o meglio, meno signorina del solito, vi mando un bacio, e per qualsiasi cosa sono qui comunque, ciao, e un bacio soprattutto ad Alessia del canale, a Alessia ASMR, che appunto ho scoperto che mi segue, e quindi se mi stai seguendo ti saluto, perché mi hai aperto un mondo con i tuoi video e sono molto contenta di poterlo dire anche pubblicamente. Quindi un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao.